so fine and I really wanna make you mine. Oggi il nostro obiettivo è intervistare Claudio Del Falco. Questi sono pesanti. Ma sì, qua non è che portava, Grazie. Ok, posso, Claudio Del Falco? Vogliamo farti un'intervista? E allora, se ci segui un attimino, magari la facciamo anche esternamente. Ci siamo, passiamo alle domande ora, andiamo. Diga! Continuiamo con questa intervista, caro Claudio. Nel film combatti contro Michele Verginelli, vero? Sì. Senti, dici la verità. Quante volte l'avete fatta questa scena? Abbastanza. Sì, eh? Ma chi vince? Dici, di. Sempre io. Ma sul set però soltanto. È vero, ragazzi, beh, sai, conoscendo Michele, insomma, penso proprio che sia un po' difficile, no? Molto difficile, molto tosto. Conosco da 20 anni, quindi. Abbiamo visto delle fotografie con Alma, la cantante. È un'amichetta mia. Ma davvero? Carina, sì. Senti, ma che pensi del suo singolo che sta girando su internet e sta impazzendo alla grande proprio? Bene. Senti, ma ce lo faresti un ritornello magari di questa canzone? Come no? Voglio Vasco, la. Cioè, guarda che secondo noi potresti, oltre a fare l'attore, potresti anche fare il cantante. Sì, c'è la culturista che faceva Vasco, la culturista molto interessante. È molto interessante. Devo dire. Vabbè, ma perché mi è interessato sempre molto. In tre buoni motivi per mandare la gente al cinema a vedere il tuo film. Perché sarà il film dell'estate. Perché ci sto io, che ne so. E perché è un film indipendente, il cinema indipendente va sostenuto. Quindi dovete portare 8 euro al cinema a pagare, perché se muore il cinema indipendente è femmela, cioè perdone. E Carvagna se lo merita. Perché lui è un sostenitore del cinema indipendente. Sono 15 anni, 20 anni che continua a sostenere che il cinema indipendente è fondamentale. Ed è vero, io condivido al 100%.
Ma se noi ti diciamo un giorno di fare un'intervista doppia con Michele, con Iron Mike, la faresti? Certo. Ok, tanto lì non si tratta del bot, dai. Botta è solo qualche risposta. Ecco, botta e risposta, solo qualche domanda. Vabbè. Ci riusciranno. Dai, in conclusione che possiamo dire? Allora, le Iene... Dai, alla grande, va. Tu hai ad aggiungere qualcosa? No, io sono solo curioso di vedere il combattimento con Michele. Sicuramente sarà il primo combattimento che Michele perde. Senti, invece tu? Anch'io sono d'accordo su quello che ha detto il nostro campo. Senti, è un'altra... Vedi come si mette? Rabbia in pugno, chiaro, no? E io che devo dire? Anche io sono d'accordo con i miei colleghi e giustamente aspettiamo l'11 luglio per vedere questa pellicola. Penso che sia favolosa e correte tutti al cinema a vedere Rabbia in pugno e sostenere il cinema indipendente. Grazie a tutti. Rabbia in pugno.